del regno dei cieli che dobbiamo desiderare ad ogni costo, perché siamo fatti per il regno dei cieli, non per il regno della terra, per cui dobbiamo entrare nel clima delle beatitudini. E se Gesù dice beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi, beati i puri, e dobbiamo entrare in questo clima per appartenere a Lui, per camminare con Lui verso la Patria Celeste. Siamo una nuova generazione, siamo la nuova umanità nata dal sangue di Cristo nell'ottavo giorno. Ecco perché tante volte la nostra mentalità non è una mentalità cristica e resta ancora una mentalità mondana, ed ecco perché ci sono gli attriti dentro di noi e non comprendiamo l'agire di Dio nei nostri riguardi, perché non condividiamo la mentalità di Cristo e ancora, pur camminando con Cristo, camminiamo con l'uomo vecchio, con la mentalità vecchia, con il sentire vecchio. E allora con questo inno, con questo canto, il Signore ci mette nel clima delle beatitudini: beati i poveri, beati i puri, beati i miti, beati i misericordiosi, beati i perseguitati. Nessuno, secondo la mentalità umana, si dice beato perché è perseguitato. Ognuno si lamenta che sono vittima, sono perseguitato, ma nessuno si chiama beato perché è perseguitato. Così succede nella nostra vita quotidiana. Nessuno si crede beato quando piange e disgraziato quando ride, perché proprio le beatitudini in Luca sono su questo tipo: guai a voi che ridete, beati voi se piangete. Ecco, qui è questione di mentalità. Siamo rimasti ancora con la mentalità vecchia, dell'uomo vecchio, ed è difficile sganciarci. Allora il Signore questa sera ci invita a sganciarci dal mondo terreno in cui viviamo e immergerci nel mondo celeste a cui già apparteniamo, perché già è il nostro regno dei cieli, ma a cui noi dobbiamo tendere perché questo regno dei cieli sia in pienezza dentro di noi. Questa sera il Signore, nella preghiera che premettiamo a questa riunione assembleare, ci ha dato due parole. Una prima parola che riguardava Maria, sorella di Lazzaro, che versava l'olio profumato ai piedi di Gesù. Ed era tutta intenta a Gesù, come se unicamente si stesse Gesù. C'era Giuda Iscariota che si lamentava di tanto sciupio di olio profumato, e Gesù rispondeva: i poveri li avete sempre con voi, ma me non avete sempre. Cioè, mettete da parte gli altri, in questo momento ci sono io. Date tutto il vostro cuore a me, aprite il vostro vaso di nardo, versatelo su di me, questo è il momento mio. E questo è il pensiero che ci ha dato il Signore. E poi ci ha dato un'altra parola, la parola che scende dall'alto di Gesù e che si ricollega alla prima parola, perché Maria stava ai piedi di Gesù ascoltando la sua parola e ascoltava la parola di Gesù, e poi versò l'olio sui piedi, si nutriva della parola
e il suo cuore scoppiò di amore alla parola di Cristo e verso l'olio. Anche noi dobbiamo essere attenti alla parola di Gesù, attenti a Gesù e aprire il nostro cuore a Gesù, attenti ad ascoltarlo e attenti ad amarlo. Amen. Canto numero 271. Preghiera. Signore, ti ringraziamo perché stasera ci hai immerso nella contemplazione, nella riflessione del discorso della montagna. Signore, tu ci chiami a riflettere sulle beatitudini, ma ti ringraziamo perché nella preghiera della stanzetta avevi dato un versetto di Baruch 4:4 in cui si legge: noi siamo beati, o Israele, perché ci è stato rivelato ciò che piace al Signore. E poi quanto è venuto la maturità dei tempi, col Figlio tuo Gesù hai esplicitato una per una le beatitudini che tu vuoi, o Signore, che siano presenti in mezzo a noi. Signore, noi abbiamo la fortuna di camminare alla luce del Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. Padre Santissimo, ti benediciamo e ti chiediamo sempre l'assistenza, ti chiediamo sempre il tuo perdono. Fa, o Signore, che il tuo perdono sia la veste del nostro animo, o Signore. Rivestiti, o Signore, con questo abito prezioso che è il tuo perdono, perché la nostra anima possa camminare speditamente nella via sacra, o Signore. Sia benedetto sempre il tuo santo nome, o Signore. Fa, o Signore, che questi giovani che arrivano nella nostra comunità possano essere caricati della tua forza, del tuo calore, della gioia di essere cristiani, per poter evangelizzare quella parte di mondo che hai affidato a noi, o Signore. Per questo noi ti preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Mio Signore, grazie di tutto, mio Signore, che ci fai stare nella tua presenza, nonostante tutto i nostri difetti, le nostre debolezze, le nostre convinzioni, la nostra appartenenza ancora all'uomo vecchio. Grazie, Signore, di questa possibilità che ci dai, unica e irripetibile, grandiosa per noi. Mio Signore, fai che apriamo oggi i nostri cuori a Te, ma li apriamo totalmente, affidandoci totalmente a Te, mio Signore. Ti prego, mio Signore, vieni, resta con noi il più possibile, perché Tu ci dai la vita, Tu ci indichi la strada, la via, Tu sei la nostra speranza, la nostra gioia, la nostra salvezza, mio Signore. Al di fuori di te non c'è gioia in questo mondo. Grazie, Signore, che ci chiami sempre, grazie. Sì, grazie, Signore, perché non c'è altra gioia qui in questo mondo. Gioia vera se non tu. Tu sei la nostra gioia, perché tu solo puoi riempire il cuore dell'uomo. Diceva il tuo servo Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non riposi in te, finché non trovi te. Tutte le nostre inquietudini si devono al fatto che cerchiamo altro diverso da te, ma quando tu penetri dentro di noi e invadi tutto il nostro cuore, allora il nostro cuore è quieto perché ti possiede pienamente. Questa sera entra dentro di noi, o Signore, e fa che il nostro cuore spanda l'amore su di te, versi lodi dell'amore su di te. Lode in gloria a te, Signore. Lode in gloria a te, Signore. Ecco, ci è stato dato un testo del profeta Isaia 29,
17-19. Certo, ancora un poco e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una serva. Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro, liberate dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno, gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno del Santo di Israele. Signore, grazie, tu ci dici che le cose cambieranno in bene, e anche nell'oscurità noi vedremo, gli occhi dei ciechi vedranno, e anche i sordi ascolteranno la tua parola, ma gli umili si rallegreranno e i poveri gioiranno. Signore, queste parole si avverino in noi. Ti chiediamo che i nostri occhi vedano, le nostre orecchie ascoltino, che il nostro cuore esulti, che noi poveri e umili possiamo riempirci il cuore della tua presenza. Lode e gloria a te, Signore. Canto numero 319. Io sono colui che parlo, e la mia parola è verità e vita. Beati chi ascolta la parola di Dio, perché egli vivrà di questa parola. Signore, tu sei colui che parla, beati chi ascolta la tua parola e la mette in pratica, perché, o Signore, tante volte noi non ascoltiamo la tua parola, tante volte invece l'ascoltiamo e non la mettiamo in pratica. Ti chiediamo, Signore, di essere buoni ascoltatori e buoni esecutori della tua parola. Lode e gloria a te, Signore. Bibliche, scegliamo due parole, una di Geremia, ci si dice di vantarci unicamente del Signore, l'unico vero vanto per noi
e l'unica cosa importante è conoscere Dio e amare Dio, per cui chi si vanta non si vanti delle ricchezze, non si vanti del benessere, ma si vanti di conoscere e amare il Signore. Signore, è una parola utile questa per noi, fa che noi mettiamo al proprio posto te, cioè al centro, e se vogliamo vantarci, ci vantiamo di conoscere te e di amare te, perché la cosa più importante sei tu. L'altra parola ci viene dall'Apocalisse 3. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Signore, tu ci inviti adesso ad aprire la porta del cuore e a farti entrare per cenare con te. Tu ti vuoi svelare a noi. Finora ci hai parlato, ci hai detto tante belle cose, e adesso vuoi entrare dentro di noi, stare con noi. Signore, ti chiediamo che il nostro cuore si apra a te, che bussi, e che ognuno di noi ti lasci entrare. Gloria e gloria a te, Signore. Che non facilmente dobbiamo dire se questo è tempio del Signore, questo è tempio del Signore, dobbiamo praticare la giustizia e la santità. Vediamo cosa ci dice più precisamente Geremia 7, è un invito che mi si rivolge e che io debbo compiere. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronuncia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi figli di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi davanti al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzogniere di coloro che vi dicono: tempio del Signore è questo, perché se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronuncerete queste sentenze tra un uomo e il suo avversario, io sarò con voi. Signore vuole che noi miglioriamo la nostra condotta, ed è quello che il Signore ci dice questa sera. Ci era stato dato anche un testo brevissimo di Isaia 41, dove era detto: io sono il primo, ma io sto anche con gli ultimi, cioè io sono il primo in maniera assoluta, ma io sto con gli ultimi. Ecco, il Signore è il primo in mezzo a noi, però il Signore sta con gli ultimi, con quelli che riconoscono di essere poveri, miserabili, peccatori, che si impegnano ad ascoltare la voce di Dio e a seguirlo. Ecco, questa sera il Signore ha parlato abbondantemente, e anche che sembra che ci siano state parole così un po' diverse, però tutte le parole possono essere convogliate su questa direzione. Il Signore vuole che noi lo mettiamo al primo posto, che noi camminiamo nelle vie dei comandamenti, e allora saremo beati, entreremo nelle beatitudini, entreremo cioè nel suo regno, saremo cittadini del suo regno. Però non possiamo illuderci di stare
col Signore e di stare con noi stessi. Se c'è migliorata la vostra condotta, state attenti, non seguite le vie false, ma camminate con me, guardate a me, ritornate a me, ascoltate la mia voce e udite le mie parole. Signore, noi questa sera vogliamo ascoltare la tua parola, proprio come detto in un altro testo citato di Isaia 30, i nostri occhi vogliono vedere te, le nostre orecchie vogliono ascoltare te, e tu ci indica la strada, perché noi siamo tentati di andare a destra e a sinistra. Questa è la strada, percorretala. Tu ci hai indicato la strada maestra, su questa strada, e che davanti a noi vogliamo camminare. Alleluia. Alleluia. E la forza del suo popolo, e rifugio di salvezza per il suo Cristo, salve il tuo popolo, Signore, benedice la tua eredità, e sii la sua guida per sempre. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo i divini misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva delle spine o fichi dei rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato via nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li potrete riconoscere. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Santo Vangelo, siano cancellati i nostri peccati. Abbiamo ascoltato la parola del Vangelo. Il Signore si chiama al discernimento. Ci sono tante regole di discernimento nelle Scritture. C'è il discernimento, diciamo, evangelico, c'è il discernimento giovanneo, c'è il discernimento paolino, ma quello evangelico è il più sicuro, perché esce dalla bocca stessa di Gesù. Non che gli altri non siano buoni, sempre parole ispirate. Gesù ci dice: state attenti ai frutti. L'albero si conosce dei frutti. Sì, è vero che chi è esperto può conoscere l'albero dalle foglie, dalla forma esteriore,
intenditore, entrando in un campo a gennaio, quando tutto è spoglio, quando non ci sono che rami, non ci sono foglie, dalla forma riconosci di quale albero si tratta. Però nell'apprensione comune è il frutto che denota l'albero. E poi il Signore dice che quando vengono piantati gli alberi, vengono piantati gli alberi buoni perché diano frutti buoni, non viene piantato l'albero cattivo. Sì, ci possono essere alberi cattivi in mezzo agli alberi buoni, però il Signore che viene a cercare i frutti va in cerca degli alberi buoni, quelli che danno frutti buoni. Va a cercare all'albero del fico, va a cercare la vite, va a cercare gli altri alberi di frutto per accogliere i frutti. E si riconosce l'albero buono dal frutto buono che dà. L'albero cattivo invece si riconosce perché dà frutti cattivi, frutti mangiabili, pruni, piraine, altri frutti cattivi di bosco che sono immangiabili, oppure uva selvatica che non si può mangiare perché è aspra. E dall'albero che si conosce il frutto. È un'allegoria, è un'immagine. E allora state attenti, dice il Signore, ai falsi profeti che vengono nel mio nome. Possono anche ingannarvi, l'apparenza inganna, ma state attenti alle opere, state attenti ai frutti, perché se l'albero è buono, produce frutti buoni, opere buone, ma se non ci sono opere buone, non ci sono frutti buoni, quell'albero, anche se in apparenza è buono, è cattivo. Ecco il discernimento della vita. Chi è buono produce frutti buoni, i frutti dello spirito, l'albero della vita, l'albero che è Cristo Signore, dove abita la linfa vitale che è lo spirito. E l'albero buono produce i frutti dello spirito, Galati 22, 5, 22. Produce pace dovunque va, porta amore, porta gioia, porta benevolenza, bontà, misericordia, porta equità, dominio di sé, mitezza, purezza, pazienza. Sono frutti buoni che crescono proprio nell'albero buono, l'albero dello spirito, mentre l'albero cattivo produce frutti cattivi, produce impurità, produce discordie, inimicizie, divisioni, alterchi, odio. Dove vedete una persona che porta scompiglio, astio, rancore, che porta così aria malsana, anche che dovesse essere un profeta, dovesse fare miracoli, non andategli dietro, perché è in apparenza un albero buono, ma in realtà è un albero cattivo. Dai frutti li riconoscerete, dice il Signore. Questo vale anche soprattutto per noi,
nell'auto discernimento esamina la tua vita, se tu sei portatore di pace, di gioia, di amore, di bontà, di benevolenza, di mitezza, sei un albero buono. Se tu invece dovunque vai porti discordia, terco, così disagio, divisione, sei un albero cattivo. Esamina te stesso. E poi il Signore ci dà ancora un altro avvertimento. Il Signore vuole i frutti da noi. E quali sono i frutti? Quelli che Lui chiede. Perché se c'è un albero che si è trovato senza frutto ed ha soltanto foglie, il Signore lo recide. Ricordate la parabola del fico? Il fico è un albero buono, produce fichi. Il Signore va e non trova fichi e maledice quell'albero perché aveva soltanto foglie, non fichi. Oppure l'altra parabola del fico bello, splendido, nel mezzo del giardino, aveva foglie, non produceva fichi, ma fogliame in abbondanza. E il padrone comandò al contadino di tagliarlo perché occupa uno spazio che potrebbe essere occupato da altri alberi fruttuosi. Il Signore vuole frutti dagli alberi nostri, vuole buone opere, non vuole parole, non vuole sentimenti, ma vuole opere buone. E qualora un ammonimento che ci viene dalle Scritture, cerchiamo di essere alberi buoni, non so volete cercare. Cerchiamo di essere come i tralci della vita. Se noi siamo tralci della vita, allora porteremo frutto, un frutto abbondante. Se rimanete in me ed io in voi, porterete molto frutto. Perché che cosa è che assicura il frutto all'albero? È la linfa vitale che l'albero succhia dalla terra. Ora noi siamo come i tralci innestati nella vita e succhiando dalla vita produciamo molto frutto. Chiediamo al Signore di essere alberi fruttiferi e chiediamo al Signore il discernimento in modo da comportarci bene davanti agli altri e non credere a chiunque venga, ma credere alle opere buone, perché se i frutti sono buoni, quell'albero viene dal Signore. Se i frutti sono cattivi, quell'albero è soltanto apparenza, non viene dal Signore. Alleluia. La nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione posta nelle nostre mani per fare del bene e costruire il regno di Dio. Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché oggi conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. Diciamo, aiutaci Signore a vivere nella tua amicizia. Per la Santa Chiesa, perché guidata dallo Spirito del Signore, sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio, preghiamo. Per i nostri pastori, perché mediante il ministero e la santità personale siano educatori e padri della fede, preghiamo. Per tutti noi
rinati nel battesimo, perché il Signore ci preservi dal peccato e ci faccia crescere nell'esperienza viva del suo Spirito, preghiamo. Per l'uomo che lavora, perché l'impegno quotidiano necessario al sostentamento delle famiglie giovi anche a rendere più giusti e cordiali i rapporti tra tutti i membri della società, preghiamo. Per i bimbi che oggi nascono alla vita, perché siano accolti con amore e tutta la comunità senta che il frutto del grembo è dono di Dio, preghiamo. Per tutti gli ammalati, in particolare per quelli che sono in coma e per... In particolare per uno della comunità che si chiama Fasone. Preghiamo. Preghiamo per tutti gli ammalati terminali che o nelle proprie case o negli ospedali attendono il passaggio e preghiamo per tutti quelli quali sono colpiti da malattie varie che sperano nella guarigione perché il buon Dio la consolazione promessa agli afflitti ma anche Dio la guarigione a coloro che la chiedono. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Mistero della fede. Io ho parlato in mezzo a voi e voi non sempre mi avete ascoltato. Ascoltate questa sera la mia voce. Signore, tu ti lamenti che tante volte hai parlato, ma non sempre ti abbiamo ascoltato. E ci inviti a questa sera ad ascoltare. Oggi sia ascoltata la voce del Signore. Non vogliate indurire il vostro cuore. Lascia quello che ti impedisce di venire a me. Taglia le corde che ti legano e ti impediscono di camminare. Signore, tu vuoi che noi tagliamo le corde che ci impediscono il cammino? Tu vuoi che lasciamo ciò che ci attrae e non ci lascia seguire te nel tuo cammino? Signore, questa sera vogliamo ascoltare la tua voce, vogliamo tagliare le corde e i legami e vogliamo seguirti nel tuo cammino. Tu ci hai detto questa è la strada, percorretela, casomai andate a destra o a sinistra. Signore, noi vogliamo camminare nella tua strada, è una strada irta come quella delle beatitudini. È una strada dura, però ci dice che questa è la strada buona. Beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi, beati i puri, beati gli oltraggiati a causa della giustizia. Una preghiera aiutami, Signore, a seguirti per la strada che mi hai indicato. Aiutami, oh Signore, a non perdermi per la strada, perché io vedo sempre te e non cammini smarrendo la strada, smarrendo la luce.